Eccoci qua, ciao! Un altro video per le ricette senza, ok? Oggi siamo senza gelatiera e i miei bimbi vogliono un gelato. Come facciamo? Facciamo con un frullatore, facciamo un nana ice cream. Che cos'è un nana ice cream? È una crema gelata a base di banana. Banana perché? Perché all'interno della banana c'è poco contenuto d'acqua e molta pectina che va a gelatificare, che va a fare da un emulsionante. Quindi con una banana ghiacciata, anche di quelle vecchie, vedete quelle che ormai sono nere, che non, i bambini non vogliono. Ok, noi le andiamo a ghiacciare, la mettiamo in freezer per qualche ora, ok, ghiacciata per bene. La frutta, se non vogliamo farlo solo banana, per dare un gusto in più, in questo caso le fragole, per far sì che gelatifichi un pochino di più il nostro gelato, ok, che sia più ghiacciato, ho ghiacciato anche loro le fragole stavano andando, erano un po' sulla via del tramonto, quindi le abbiamo messe in freezer. Ok, per arricchire, per dare un gusto un pochino più dolciastro, senza utilizzare il saccarosio, lo zucchero normale, i datteri, e poi un liquido, latte di avena, latte normale, acqua, quello che volete, ok? Vediamo la ricetta. Io mi sono già preparato un attimino tutti gli elementi. Vedete, la banana non l'ho ancora tagliata, l'avevo messa in freezer intera, la taglio adesso. Sentite che per essere una banana si fa un po' più di fatica, però è fattibile. Perché? Perché non ha tanta acqua al suo interno, quindi si taglia per bene. La mettiamo in un cutter, frullatore, con la lama. Ok? Se volete utilizzare anche il frullatore a immersione, va benissimo, fa un po' più di fatica, però si può provare. I datteri, le fragole, tagliate anche loro, non intero, mi raccomando, se no il frullatore fa ancora più fatica. E il latte. Quindi, con la nostra base della banana, andiamo a creare questa emulsione, appunto, tra i liquidi e la pectina della banana, e in più andiamo a arricchire le nostre fragole. Come dose io ho utilizzato mezza banana, 3 fragole, 3 datteri e un 50 grammi di latte. Andiamo a frullare il tutto a piccoli impulsi. Anche oggi la merenda è assicurata. In pochi gesti, in pochi minuti abbiamo fatto la nostra merenda. Vedete? Una bella crema, liscia, ben emulsionata, sana soprattutto, e in pochi istanti l'abbiamo fatta. Andiamo a metterla in una coppetta. Se volete guarnirla con altra frutta fresca, con dei cereali, vedete voi cosa farne. Però vedete, in pochi istanti abbiamo fatto un ottimo gelato, cremoso e per l'appunto sano. Voilà, volete dare una consistenza ancora un po' più ghiacciata, quindi se vi programmate per tempo, la rimettete in freezer per qualche istante. Anche per oggi le ricette, il senza, oggi senza macchinari, ok? L'abbiamo fatta, ci abbiamo messo 3 minuti e mezzo, ok? Fatela, seguitemi, ciao, alla prossima!